Bentornati in questo nuovo video di calciomercato. Oggi parleremo del Bologna. Innanzitutto, prima di parlare del Bologna, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete tutti i miei nuovi contenuti e mettete mi piace. Adesso partiamo con il mercato del Bologna. Il Bologna, diciamo, andiamo un po' per reparti. Innanzitutto, il Bologna si è, ha preso molto, ha dovuto sopperire a tre importanti partenze, ovvero quella del terzino appunto scozzese Ikay, che è stato lo scorso anno rivelazione del campionato, Svanberg, centrocampista svedese che è volato in Germania, se non erro, al Wolfsburg, e Tete, sempre terzino del Belga, molto giovane, 2000-2001 se non erro, e quindi ha dovuto sostituirli. Innanzitutto, quindi per la difesa hanno fatto... La difesa hanno preso 4, no, no, 5, 5, 5 difensori. Hanno preso Jean Lucumi, difensore centrale colombiano, ex Genk, classe 1998, che in Belgio era la colonna portante del Genk, che già si è preso dalla difesa centrale del Bologna. Poi è arrivato Joaquin Sosa, difensore uruguaiano, classe 2002, prelevato dal Club Nacional. Altro giocatore che ha giocato la Libertadores ed è considerato in Uruguay un bel fenomeno, un bel giocatore, che, diciamo, colui che avrà il compito di affiancare probabilmente tra un paio d'anni Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid, visto che Godin tra qualche anno, tra poco si ritirerà, nel senso che comunque Godin ormai è finito fuori dai radar, è tornato in Sud America, quindi comunque, e poi comunque Udine ha una certa età, quindi lui potrebbe tranquillamente già entrare nella lista dei giocatori potrebbe tranquillamente entrare nella nazionale maggiore. Ogni tanto l'hanno convocato in qualche amichevole, però non di cartello, non nelle qualificazioni, però è un giocatore molto interessante. Poi è arrivato Andrea Cambiasso. Cambiaso è un difensore, un esterno di centrocampo italo-argentino, che poi ha preso il passaporto italiano. Infatti, è stato convocato dalla nazionale under 21 di Paolo Nicolato e anche da Mancini in uno stage, se non erro. Lui è stato acquistato dalla Juventus, che l'ha acquistato dal Genoa, e l'ha subito girato in prestito al Bologna. Ed è un esterno classe 2000, che è stato la rivelazione della scorsa stagione. Poi è arrivato invece un giocatore che conosce molto meglio, che conosce molto bene la Serie A, a differenza di Lucumi e Sosa, che è Lico Giannis, che arriva a parametro zero dopo appunto la scadenza di contratto, dopo il mancato rinnovo col Cagliari. Lico Giannis è stato per parecchio tempo la colonna portante sulla fascia cioè per parecchio tempo la fascia sia a sinistra che a destra era sua. Adesso passiamo poi l'ultimo difensore è stato Stefan Posch, difensore austriaco del 97 che arriva dall'Hoffenheim, in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni. Passiamo al centrocampo. Al centrocampo sono arrivati Lewis Ferguson, centrocampista scozzese 1999, del 99. Molto interessante, molto promettente, da tenere molto in considerazione, che viene a sostituire Svanberg, e questo è un colpo in stile Bologna, un colpo giovane a cui molto simile a Svanberg, un giocatore giovane che pochi conosce, che nessuno conosceva, che poi hanno venduto a un prezzo molto elevato. Poi è arrivato Nicola Moro, centrocampista croato del 1998, anche lui molto bravo coi piedi, però lui è molto anche un centrocampista molto più offensivo di Ferguson. E poi è arrivato il grande colpo, l'ha fatto in attacco il Bologna. Arriva Joshua Zirkzee, che è ovvero un classe 2001, attaccante olandese, prelevato dal Bayern Monaco nel seguente modo, ovvero una prestazione da 8 milioni e mezzo più il 50% della futura rivendita. Zirkzee, l'abbiamo visto lo scorso anno in Serie A per i primi 6 mesi,
se non erro, al Venezia, se la mia memoria non mi inganna. Mercato del Bologna, a differenza di quello della Salernitana, è da 8, per il semplice fatto che la Salernitana ha fatto più colpi anche da che fanno risuonare la piazza. Cioè, comunque, uno che per una piazza come Salerno, che ti arriva uno che ha vinto l'Europa League, uno come Piontek, è come dire il colpaccio che ha fatto il Como in Serie B, che si è preso Fabregas. Il Bologna, a parte il colpo Zirkzee, che è un giocatore che conoscono, che è veramente forte, ha preso tutte scommesse tranne Lucumi, perché tutte scommesse Cambiaso, ma che sono due giocatori comunque, cioè, però tutti, è anche un po' Posch che comunque all'Ofireme ha giocato, è anche lì, cioè ci sono state molte scommesse stile Bologna, ma molti meno acquisti che fanno suonare la piazza, cioè. E quindi, detto questo, il mercato del Bologna, appunto, come ho detto, è da 8.